Vlahovic ha giocato, è entrato secondo È te? entrato, sì. Quanti minuti All'ultimo. Sì, è entrato, secondo me, una ventina di minuti. Ha giocato prima, ha entrato prima Ken? Dopo, credo. Ma non lo so. È entrato al posto di Morata, Ken. Ah, ok, ok. No, no, volevo sapere, così, per cui sono incredibili. Se uno scende dalla luna e vede le ultime partite di Vlahovic, compresa anche quando l'altra volta ha fatto gol di testa col Bologna, scende dalla luna, su questo l'abbiamo pagato 75 milioni. E sapete quanti gol ha fatto il campionato? Questo è un giocatore forte, eccetera, eccetera. Questi dalla luna, dico, no, non ho scherzato, è andato al manicomio. E invece quello che sta succedendo, addirittura un gioco. Vedi, è stata una scelta tecnica oggi? Io quello che dico è che tutte le persone, tutti quanti, hanno visto come la Juventus ha giocato col Bologna, ha visto come ha giocato col Sassuolo, ha visto che sta lottando per mantenere un quarto posto. Cioè, queste cose qua, ragazzi, cioè, è l'unica cosa di certo che c'è, capito? Quando invece vuoi andare dentro, vai a analizzare il perché, ok? Quindi questo è quello che c'è di certo, che la Juventus lotterà per vincere la Coppa Italia, ok? Dove ha eliminato la Fiorentina e il Sassuolo, se non sbaglio. Sì. Juventus, i turni precedenti prima della finale sono Fiorentina e Sassuolo. La Juve, che è una squadra forte, una società forte, che acquista Vlahovic, la Juve ha eliminato Fiorentina e Sassuolo per giocarsi l'unico titolo quest'anno, dove nel campionato è stata quasi sempre fuori, la Supercoppa l'ha persa, la Champions League è uscita agli ottavi con la Villarreal. Quindi la valutazione sull'ottenuto, che è una finale di Coppa Italia, e il meritato è lì davanti a tutti. Io vi dico solo, valutatela in maniera serena. Io oggi fossi un giornalista in conferenza stampa Sassuolo, faccio due domande da lei, due, e gli dico: uno, avete comprato fino a che non veniva alla Juve il capocannoniere del campionato, e oggi hai fatto una scelta tecnica, non è che tu gli stai giocando, hai fatto una scelta tecnica mettendolo fuori. Uno, due, oggi non meritavate di vincere, cosa ne pensi di questa partita? E io voglio sapere queste due risposte. Ripeto, parto da dicendo non meritavate di vincere, perché penso che sarà 65-70% di possesso palla Sassuolo, perché adesso stavo vedendo un attimo le statistiche che sono andato, 22 volte il Sassuolo ha tirato in porta, tutti hanno visto, allora non meritavate, per l'ennesima volta avete vinto la partita, e cosa ne pensi di questa partita? E in più, Vlahovic, 75 milioni, uno dei giovani più forti al mondo, da quando è arrivato qua sta facendo male, escluso un po' di gol che ha fatto, che poi quello li farà sempre, e oggi per scelta, una scelta molto forte, visto che tu stesso hai detto a lei che devi ripartire l'anno prossimo con un'idea, eccetera, eccetera. Tu, facendo già questa scelta, vai involontariamente allo scontro, Lele, con un ragazzo e lo metti fuori. 75 milioni l'hai pagato. 75 per salvarti il culo, per arrivare in Coppa dei Campioni. Ti ha fatto i gol, ti ha dato i punti. E tu oggi cosa fai? Lo metti fuori? Perfetto. In quel caso là anche io, società, vieni un attimo qua. Ma cos'è che stai combinando? Fammi capire. Non posso pensare che si pensa solo al risultato, però la mia paura è quella, solo il risultato. Ma se pensi solo al risultato, Antonio, se pensi, la Juventus è quarta. Non dico anche della società, dico. Sì, però anche non ti devi, cioè, nel senso, è proprio quello, la Juventus non lotta per arrivare quarta. Cioè, non è un buon risultato. Uscire agli ottavi col Villarreal non è un buon risultato. Non aver vinto la Supercoppa italiana con l'Inter non è un buon risultato. Vince solo la Coppa Italia non è un buon risultato. Cioè, la Coppa Italia vinta va bene per squadre come la Lazio, ok? Perché fanno fatica loro a competere per lo scudetto, Lazio, Roma, Fiorentina. La Coppa Italia vinta è per quelle squadre che salva la stagione, non per la Juventus. Cioè, chiude la stagione con un trofeo, quel trofeo si chiama Coppa Italia, non è un buon risultato. Allora non vogliamo analizzare quello che è stato prodotto a livello di idea calcistica, contenuti, se posso dire, tattici, crescita dei giocatori, ok? Perché queste cose è palese che non sono da analizzare, sono totalmente fallimentari. Vuoi parlare invece del risultato sportivo? No, è proprio lì che non devi andare, perché chi
definisce per storia, non rispettando solo la storia, perché la Juventus ai tempi dell'avvocato, quando prendeva Sivori, non era conta solo vincere, la Juventus giocava calcio, perché è più grande, andatevi a informare, faceva calcio. Quindi questo nuovo modo di dire le cose, che dice contro il risultato gli altri non contano niente, è come se ti dice a te stesso che non conti niente, perché la Coppa Italia non è niente per la Juventus. Qualcosa per la Juventus dopo aver rimato Sassuolo col tiro di Vlahovic di destro, la bandierina e autogol, e la Fiorentina dopo l'andata fatta in questo modo, quello è ottenere un risultato. E te lo dico adesso, Lele, cosa succederà, te lo dico adesso e lo vedrai. Se dovesse vincere la Coppa Italia e non sia mai arrivano davanti al Napoli, tutti i serbi scriveranno tutto il contrario di quello che poi è la realtà. Aspettano quello, che arrivano terzi, che dovessero vincere la Coppa Italia. È semplice, Lele, lo sappiamo dove andremo a parare, dove loro andranno a parare. Quello, loro io cosa aspettano? Io invece dirò, io sono qui che se la Juventus vincerà la Coppa Italia con una gran partita, io dirò, questa è stata una gran partita, sai come siamo noi? Ah, quello sì. Questa è stata una gran partita. E poi dopo tu lo sai come la penso, io penso che la fiducia va dato un altro giro per evidenziare, voi la pensate in un altro modo, quindi è giusto anche rispettare la diversità d'opinioni. Ma secondo me l'analisi su quello che è stato fatto vedere non può che non essere non negativa, gravemente negativa per quello stato fatto quest'anno. Perché il livello della Juve è quello, come noi abbiamo insegnato, visto, valutato, analizzato, perché io il decennio, io faccio questo lavoro ormai da 12 anni, io quando faccio questo lavoro io ho visto una Juventus che era sicura, non per forza qualitativa, ma vincente nell'animo, nell'identità, nei giocatori, nella condizione, quando arrivavi al limite vincevi, in Italia eri dominante. Quindi io questo l'ho sempre sottolineato, perché questo mi ha dato. Poi dopo, dato che si è guadagnato uno status di lottare nel G8 europeo, ho anche accompagnato il suo percorso con attenzione, curiosità, speranza di poter arrivare, e ho visto che negli ultimi 4-5 anni si è clamorosamente fermato, soprattutto senza fare tesoro degli errori fatti, perché se tu fai tesoro degli errori fatti costruisci con una grande squadra una grande identità, un grande percorso calcistico, una grande visione e uno stile diverso. Senza farlo, non ottenendo nulla, è regredita anche in Italia, e questo va sottolineato, perché l'analisi è lì davanti a tutti.